Al suono delle zampogne e con i sapori della tradizione napoletana è stata inaugurata mercoledì 8 dicembre a Cecina, in provincia di Livorno, nella sala delle esposizioni, la mostra Passeggiando nel presepe, arte, sapori e tradizioni napoletane del Settecento, organizzata dalla Fondazione Culturale Hermann Geiger. L'obiettivo è quello di raccontare la grande tradizione e l'originalità del presepe artistico napoletano che ha vissuto la sua stagione d'oro nel corso del Settecento, periodo in cui a Napoli si assiste ad una grande fioritura artistica e culturale che coinvolge anche la rappresentazione dell'arte presepiale che esce dalle chiese per entrare nelle case dell'aristocrazia borbonica con scene sempre più realistiche, sfarzose e ricche di particolari. La mostra è stata curata da Valeria Valerio e le opere realizzate da Armando Piscitelli, discendente da una storica famiglia napoletana cultrice di arte presepiale. Passeggiando nel presepe è una mostra che vuole raccontare il presepe napoletano del Settecento, raccontato da una parte con la bravura dei presepisti napoletani e dall'altra parte raccontando quello che era in quell'epoca praticamente la vita sociale. Praticamente il presepe napoletano racconta di vicoli e vicarielli, racconta di misteri napoletani che vengono appunto riportati da Betlemme, in realtà dove nasce praticamente il presepe, riportato invece a Napoli con tutte le tradizioni, che può essere il baccalaiolo, che possono essere i misteri che ora si trovano ancora nella Napoli moderna, che però logicamente tendono insomma a sparire. È una mostra bellissima, è una mostra che va vista, è una mostra che racconta appunto un qualcosa che è passato ma che in realtà ritrova tutt'oggi una filosofia di vita, che è quella appunto dell'allegria, della vivacità napoletana. Il percorso espositivo, ideato dall'architetto Gianluca Marangi, illustra la costruzione dei singoli personaggi, fino alle scene più importanti del presepe, l'Annunciazione, la Natività e la Taverna. Tutto questo supportato da grandi pannelli illustrativi, teche con gli strumenti utilizzati dagli artisti napoletani e due figure realizzate nel Settecento, il Banco della Rotino, opera di Felice Bottigliero, e il Ciabattino realizzato da Lorenzo Mosca. Come si costruisce il pastore che in realtà con questo nome si definiscono tutti i personaggi del presepe napoletano? Sì, anche la Madonna e San Giuseppe sono dei pastori nel presepe napoletano. Per pastori si intendono i personaggi della rappresentazione, perché poi in effetti il presepe napoletano classico, non quello popolare naturalmente, è lo scatto fotografico di una rappresentazione teatrale in itinere. Il personaggio si costruisce con testa, mani e piedi di materiale rigido, che nel 600 potevano essere legno, poi si è evoluto nel 700 con la terracotta per una maggiore plasticità e morbidezza nei lineamenti, così che i migliori scultori che si sono adoperati in questa impresa sono riusciti a esprimersi al meglio, mentre col legno forse erano un po' bloccati dalla rigidità del materiale. Il corpo è fatto di filo di ferro ricoperto di stoppa in modo da poterlo articolare e i vestiti sono fatti con stoffe più o meno pregiate, in linea massima si usano molto le sete che noi compriamo bianche e tingiamo noi per ottenere la giusta gradazione di colore e una leggera imperfezione nella tintura, perché la leggera imperfezione nella tintura non solo aumenta il carattere artistico dell'opera ma anche il senso di vissuto, perché tutto il nostro sforzo nel realizzare pastori e presepi è quello di rendere il pastore per primo nella sua espressione, ma anche il presepe nella sua composizione scenografica, come qualcosa di vivo e non una statica rappresentazione fatta da bambolotti. I pastori devono sembrare delle miniature di uomini che stanno vivendo e la scena deve essere qualcosa che, come dicevo prima, lo scatto fotografico di una rappresentazione teatrale, in questo caso l'annuncio ai pastori dormienti. Tra i personaggi spicca San Giuseppe, patrono di Cecina, e Pulcinella, figura immancabile inserito nella taverna, la scena più ricca di tutto il presepe. Abbiamo pensato quindi al presepe napoletano come un importante evento, sì, anche come dire natalizio, proprio prettamente inerente alla festività del Natale, ma anche proprio un evento artistico, perché come potrete vedere visitando la mostra, queste sono autentiche opere d'arte che i figurari di Napoli hanno realizzato per questo evento. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni fino a domenica 9 gennaio 2011. Per informazioni www.fondazionegeiger.it.